Arriverà oggi pomeriggio, dopo le 15, la sentenza del processo che vede imputato il senatore Denis Verdini e altri 33 per il crack dell'ex Credito Cooperativo Fiorentino. Il collegio che dovrà giudicare gli imputati è entrato in camera di consiglio venerdì scorso. Alcuni degli imputati devono anche rispondere di truffa ai danni dello Stato per i fondi dell'editoria andati alla Ste, la società che pubblicava il giornale della Toscana. I pubblici ministeri, Luca Turco e Giuseppina Mione, lo scorso 12 gennaio, dopo una requisitoria andata avanti per 5 udienze, avevano chiesto per il senatore di ALA, Denis Verdini, imputato tra l'altro per bancarotta e truffa ai danni dello Stato, la condanna a 11 anni, condanne a 9 anni ciascuno pure per i costruttori Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei, mentre per il deputato di ALA Massimo Parisi la richiesta era stata di 6 anni, pene tra 5 e 6 anni invece per la governance del CCF, di cui Verdini per 20 anni e fino a luglio 2010 era presidente, tra questi anche l'allora direttore generale Piero Italo Biagini. Richieste di pena a vario titolo, tra 1 e 4 anni di reclusione per ulteriori imputati con posizioni minori. Per l'accusa Verdini era il dominus della banca che usava come un bancomat e di tutte le attività editoriali organizzate per ottenere contributi pubblici e nei confronti degli amici di affari, tutte accuse che i difensori del senatore hanno poi respinto con forza nelle loro arringhe.